Sicuramente con l'andare delle ore, sì, perché noi abbiamo intenzione di stare qualche ora qui in compagnia vostra e di quelli che verranno. Dunque, estate, tempo di sole, tempo di mare e perché no anche tempo di concorsi di bellezza. Ce ne sono tanti, forse troppi, però quelli importanti, quelli veri, quelli che contano sono veramente pochi. Questa sera ho il piacere di tenere a battesimo un concorso nuovo. Forse ne mancava uno, sì, ma quando sono di questo calibro ben vengano. Si tratta del concorso di cui vi parleremo, perché prima di iniziare e entrare nel vivo della serata io vorrei presentarvi la mia preziosa collaboratrice. È bella, è brava, è giovane, è anche la coreografa del concorso e si chiama Claudia Belmonte. Avevo ragione nel così dire tutte quelle cose belle, perché sei veramente carina, complimenti, è la prima volta che presentiamo insieme, comunque per me è veramente un piacere, meglio di così non mi poteva capitare. Claudia, rompiamo il ghiaccio e abbiamo avuto, ecco, a te il compito di salutare e ringraziare quelli che tu hai segnato. Grazie a tutti, ovviamente ringrazio Paolo Pelinga, giornalista e mio collega questa sera. Mi pare un applauso, grazie. Dopodiché io direi di ricordare un attimo anche gli sponsor nazionali del concorso, perché comunque sono loro che ci permettono di stare qui e di stare le prossime serate in altri luoghi per le altre selezioni del concorso. Per cui ricordiamo, Stay Ok, centro dimagrimento e benessere, Mareviglia costumi da bagno, Egos calzature, ed ancora un grosso saluto al nostro Benedetto Di Mascio, fotografo ufficiale. Un applauso anche per lui, ovviamente, grazie. Scusa Claudia, mi interessa particolarmente questo sponsor, Stay Ok, centro dimagrimento e benessere, lo andrò a trovare. Ho bisogno di scendere di qualche chilo. Bene, molto brava Claudia. Allora, adesso sono io che leggerò una paginetta, poi vi prometto, giuro che non leggerò più niente, perché a me non piace leggere, ma presentare a braccio. Questo però lo devo fare in omaggio al organizzatore del concorso, che oltre ad essere molto bravo, serio, è anche un carissimo amico e si chiama Claudio Marini. Un bel applauso per questo coraggioso ragazzo. E questa sera inizia una bella avventura che vi auguro possa essere lunga e prestigiosa. Dunque, il concorso internazionale Star of the Year parte ufficialmente quest'anno, non questa sera perché c'è stata già un'anteprima che si è svolta, è stata televisiva e si è svolta lo scorso 7 gennaio su Rai 3 nel corso del programma Cominciamo Bene. E se il buongiorno si vede dal mattino, cominciamo bene, già è buon segno, vero Claudia? La trasmissione di Manuela Centa, di Centa, la grande sciatrice di fondo, adesso ormai fuori dal giro agonistico, e Tony Garrani, ideatore e patron del concorso nazionale, e il già citato Claudio Marini, al quale rinnoviamo un caloroso applauso.
adesso un annuncio interessante. Tutte le ragazze interessate a partecipare possono rivolgersi proprio a lui, contattandolo, telefonando al numero di Frosinone 0775 300 300, facilissimo. Salteranno le prossime situazioni con il giusto che sia, perché altrimenti c'è rischio che vincano due volte. A questo punto torniamo alla scaletta che ci dice, vedendo il resto quello che concerne appunto la preparazione della serata. Queste fanciulle, e quindi vedete un po' voi, perché loro già lo so che faranno davvero una bella figura e glielo auguro, grazie. E sanno già cosa fare perché Claudia le ha istruite a dovere, quindi musica, luce, vabbè la luce può anche andare bene, e le ragazze arrivano. Come dice Marzullo, la sigla adesso arriva, un momento sta arrivando, tutte le sere, Marzullo. Adesso non bisogna più parlare, ma soltanto guardarle, ammirarle ed applaudirle. Molte di loro sono alla prima esperienza, quindi l'applauso è sempre gradito, poi se partisse dai genitori, dai parenti, dai conoscenti, anche meglio. Oh,
momento della serata. Si tratta di una cantante molto brava perché è arrivata fino a Sanremo, ha un repertorio vasto, interessante, lei è bella, è molto molto brava, è anche giovane, mi ripeto, ma è giovane, quindi bisogna dirlo. E qui con noi Greta Mariani. È seduta, allora, a Sanremo, tante sensazioni, ed è insomma una bella canzone che purtroppo non sono arrivata. Comunque insomma è stata una bella esperienza quella di Sanremo, è stata una grande esperienza. Già è tanto arrivarci, la prossima volta ci rimarrai, nel senso bello del termine, va bene? Allora, e se domani divina canta Greta Mariani. Grazie.
Complimenti vivissimi, veramente brava. Torno in giuria e poi ti richiamerò per la seconda canzone. Grazie. E allora il momento della giuria, presentiamola. Con un po' di luce ci vedremo. Bravo, hai capito tutto, molto bene. Allora, iniziamo da Giovanni della Rovere, alzi la manina, eccolo qua, funzionario Ministero Lavori Pubblici, va bene? A seguire Stefania Angeli Santi, fotomodella, e si vede. Paola Pro, rifotomodella, e si rivede. No, sono due belle ragazze, si nota subito. Emilia Pescatore, architetto. Buonasera signora. Enza Ardovini, attrice. Però dopo faremo una chiacchieratina, una domanda per l'attrice. Simona Isabelli, showgirl, e lo immaginavo. Massimo Signoretti, non meglio identificato, il signore lì. Bruno Campeggi, ecco. Valentino Macchi, attore, presagent, molto bene. E qui una persona che mi sembra di conoscere, Alberto Polifroni, un amico, titolare della Al... Meno male che avevamo detto di leggilo bene, aspetta che ho la risorsa, eccola qua, è Alpa, sì, infatti, pensavo fosse Alpa, Model Agency, che si trova? Viale Mazzini 3, poi abbiamo il professor Domenico Mariani, impresario titolare Pinguino Production, eccolo qua. Mi è sfuggito un production. Ale Mariani, manager. Dov'è? Ecco, sì, non ti vede nessuno. E poi Greta Mariani, che ormai noi tutti conosciamo. Avviso ai naviganti, alla giuria. Semplicemente questo. Per votare si vota da 1 a 5. Quindi non date i mezzi voti che non servono, non vengono considerati. Da 1 a 5 senza mezzi voti. Va bene? Un solo voto, perché li avete visti in abito elegante, quando sfileranno in costume da bagno si vota perché vi sembra il momento giusto. Sono due, elegante e costume da bagno. E allora, se... Claudia, vieni, mi mancava qualcosa. Senti Claudia, allora vogliamo ringraziare di nuovo le persone che abbiamo ringraziato all'inizio, mi sembra giusto, perché gli sponsor non si buttano mai, è vero? Ovviamente. E quindi un nuovo ringraziamento al Chuck che ci ospita qui questa sera, e quindi un grande applauso. E ancora un saluto al nostro fotografo ufficiale, nonché cameraman, e un applauso anche per lui, grazie. E gli sponsor nazionali, Sei Ok, centro dimagrimento e benessere, Mareviglia, costumi da bagno, che tra un non molto potremo ammirare indossati dalle nostre fantastiche ragazze, ed ancora Egos calzature. Ma dimentichiamo una cosa fondamentale, la stampa che ci segue, Il Tempo, Il Messaggero, Ciociaria Oggi, La Provincia, L'Inchiesta, Flash Magazine, Radio Telemagia. E l'umile sottoscritto Paolo Pelinda di Italia Sera. Diciamolo. Oh, quando hai ringraziato il Chuck, io vorrei aggiungere, siccome sono un po' di giorni che io conosco questi signori, sempre molto... con un locale accogliente e loro sempre gentilissimi, senza ulteriori sviolinate, perché sennò dopo mi rimproverano, nelle persone, dicevo, di Antonio e Renato Caruzzi. Il fotografo viene addirittura da Fiumicino, del Renatone nostro, e punto, andiamo avanti. Adesso
abbiamo la sfilata, la coreografia che tu tanto sapientemente hai preparato, con le ragazze in costume da bagno, e quindi questo è il momento di votarle. Sfileranno lentamente, avrete tutto il tempo di dar loro il voto che meritano. Siate generosi da 1 a 5. Abbronzatissima, sui raggi del sole, come bello sognare, abbracciato con te. Abbronzatissima, a due passi dal mare, come dolce sentirti, respirare con me. Sulle labbra due dolcissime, un profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo di questa estate, d'amor, quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido, questi giorni in riva al mare non potrò dimenticare. Abbronzatissima, sotto i raggi del sole, a due passi dal mare, abbracciato con te. Sulle labbra tue dolcissime, un profumo tornerà di nuovo pallido, questi giorni in riva al mare, e non potrò dimenticare. Abbronzatissima, sotto i raggi del sole, a due passi dal mare, abbracciato con te. Abbronzatissima. Sulla spiaggia, no, la mano mi sto comendo, o te sulla spiaggia non ci sto. Se passi sotto il sole, con tutta la spiaggia, sì, si nota se ne muore. Tutta la spiaggia guarda te. Tu lo sai, e non sono mai geloso mai. Tu lo sai, e per tutti gli altri mesi mai, ma quando sono con te. Gentilissima, raccogli il numeretto. C'è Francesca? Pronto? Eccola. Allora vieni vicino a Claudia, parla con lei e ti trovi maggiormente a tuo agio perché la conosci meglio. Parlaci un po' di te, quanti anni hai, da dove vieni e nome e cognome. Allora, buonasera a tutti, mi chiamo Anastasia Francesca, ho 18 anni, scusate la voce, non mi sono operata da 15 giorni alle tonsille, vengo da Sorbaianica. In bocca al lupo, una passerella che siete anche i nostri signori girati. Francesca?
Francesca, quanti anni ha? 18 anni. Grazie. Andiamo al numero 2. Ciao, nome, cognome, età e provenienza. Sara Sciocchi, 21 anni, di Roma. Una passerella anche per te davanti ai nostri signori giurati. Sono tutte bellissime, però mi voglio togliere questa soddisfazione. Ho notato una somiglianza con un'attrice famosa. Allora lo sapevi, te l'avevo già detto, Claudia Cole, esatto. Allora, quanti anni hai? Da dove vieni? Da Roma. Cosa fai nella vita? Studio la formazione. Pensavo studiassi da Miss, no? Bene, grazie. Puoi sfilare adesso da Miss. E un applauso a Ilaria. Verdiana, il DJ ha messo abbronzatissima, proprio ad occhio, perché più abbronzata di te stasera non vedo nessuno. Scherzo, naturalmente, sei bellissima anche senza abbronzatura, infatti vedi anch'io sono senza abbronzatura, però non sono bellissimo, diciamo la verità. Allora, Verdiana, sbaglio, vero? Da dove vieni e quanti anni hai? Buonasera a tutti, sono Verdiana Ceffardi, ho 16 anni, vengo da Cebrano, dalla provincia di Frosinone. In bocca al lupo per questa sera e una passerella anche per te davanti alla nostra giuria. Grazie. Claudia, la bionda, la mora, quanti anni hai Claudia? Che cazzo,
che ho detto Claudia, stasera fra Claudio e Claudia, quanti anni? 19. Ne dimostri di meno, lo dicono tutti? Sì. Non è che non te lo dico. 19, 19 anni, provieni da? Abriglia, provincia di Latina. E che cosa fai nella vita, studi, lavori? Studio, sto diventando estetista. E da grande cosa vuoi fare? Ma non lo so, dipende. Da che? Da quello che succederà futuro. Da quello che succede stasera forse, anche chissà. Intanto sfidiamo Katia in passerella. Katia, come vorrei avere la sua linea. Un applauso, sali tu qui Katia, meraviglia, costumi da bagno. Non si può avere tutto dalla vita, vero Claudia? Pensa tu alla prossima ragazza. E allora chiamiamo la numero 7. Ciao, come ti chiami? Jessica, ciao a tutti. Da dove vieni e quanti anni hai? Ho 14 anni. Da Aprilia, 14 anni, giovanissima ma già bellissima. Complimenti per la sorella anche per te, grazie. Questo intruso, sapete chi è?
è proprio lui, Claudio Marini, che raccoglie le schede. Sì, raccoglie le schede. Io però, prima di passare a fare due chiacchiere con la giuria, veloci veloci naturalmente, volevo ringraziare Claudia Belmonte. Non te l'aspettavi, lo so, però volevo ringraziarti perché sei brava. Certo, io non arrivo alla tua avvenenza, però tu potrai sempre arrivare a fare la giornalista, chi lo sa? Non lo so, veramente io studio matematica, quindi le due cose non vanno molto d'accordo, comunque ci potremmo provare. Io studio bellezza, però prendo sempre brutti voti. Allora, con chi parliamo? Con chi parliamo? Sentiamo un attimo le fotomodelle. Le fotomodelle che vengono da Frosinone. E perché fotomodelle? Diciamo fotomodelle, però anche studentesse. Forse soprattutto studentesse per ora. Per ora sì. Il tuo nome? Paola. Hai rubato il nome, eh? E io mi chiamo Paola. E tu invece? Stefania. Angeli Santi. Angeli Santi, perché io mi è difficile, non riuscivo a dire. Fotomodella è studentessa? Sì, studio economia e commercio a Roma. Ti piace più, alla Sapienza di Roma, ti piace più studiare o fare la fotomodella? Ma si cerca di conciliare le due cose. E si conciliano benissimo, grazie. Allora passiamo qui, vediamo un po', visto che non ci posso arrivare, passiamo ad altre due preziose fanciulle. Una è attrice e l'altra è showgirl. Allora, come attrice quali sono le cose che fa per adesso, se le possiamo dire? Per ora ancora niente, sono aspirante attrice. Come mi chiamo io? Soltanto attrice, poi ti piacerebbe anche cantare e ballare? No, cantare e ballare sicuramente no. Ti piacerebbe più far piangere o far ridere la gente? Da attrice. Commuovere. Bene, in bocca al lupo per la tua futura carriera. E showgirl, interessante. Sì, ecco, ti esibisci? Non questa sera perché no. Sarebbe chiederti troppo, però insomma ti capita, sì? Sì, capita. Quindi tu canti, balli e? No, non dico che suoni perché insomma. Basta. No, no. La vogliamo vedere? No, no. Cioè, no, 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 l'assaggino dopo lo facciamo. Come i vostri nomi? Alberto, non ci abbiamo provato. Ah, a proposito, ma è vero quello che ho sentito. Dunque tu intanto Alberto Bonifroni, che ha appunto l'agenzia che abbiamo detto prima, non andrò, dilla te. Alta Mobile Agency di Viale Mazzini 3, okay. Ma soprattutto di giornalista sportivo. Ecco appunto, no, perché sennò era solo pubblicità occulta. L'agenzia non è mia, ma la conoscono le donne della mia casa, quindi Alessandra, Betta, tutte quante le signore Heidi, Klausic, Giorgiero, sa. Parliamo di sport. Non proprio sport, perché io ho saputo che stasera allo stadio è successo qualcosa di incresciuto. In due parole, ci vuoi dire cosa è accaduto in occasione dell'addio al calcio di Giuseppe Giannini? Intanto c'è stata una contestazione al presidente Sensi, promossa anche da noi, dalle nostre radio, dalle nostre televisioni, per la mancanza di acquisti per quanto riguarda Roma. Quindi è partita da Piazza degli Eroi alle ore 18 una contestazione al presidente Sensi, che è arrivata poi allo Stadio Olimpico, alla festa proprio a Giannini Day. È stato consentito di svolgere soltanto il primo tempo della partita, uno stadio colmo intorno ai 50.000 persone, bellissima, contro la nazionale del 1980, erano venuti da tutta Italia, è venuto Ferrer, molta gente importantissima. Nell'intervallo si è aperto un varco nella tribuna, cioè nella curva sud, sono cominciati ad entrare i primi tifosi giallorossi e lacrimentissimi, e si è riempito lo stadio, che è stato letteralmente smantellato, sono tradotte le porte, dato tutto il mantello, tutto, e quindi non si è potuto fare il secondo tempo. Gianni è entrato in campo piangendo, dispiaciutissimo, gli è stata rovinata la festa, sempre con una contestazione al Sensi, però c'è stato Renato Zero arrivato,
ha cantato delle canzoni, c'era Antonio Benedetti, è stata una serata molto bella, stupenda, tutti insieme. Peccato, non ho potuto vedere lo spettacolo del secondo tempo di questi grandi campioni. Quindi rovinata sul più bello, ed è veramente un peccato, anche perché abbiamo appena visto cosa è successo a Copenaghen in occasione della partita dell'Alza con il Garata Sarai. Non è stato niente di violento, nessuno si è fatto male, è stato smantellato soltanto lo stadio contro il presidente Sensi. Quindi una protesta piuttosto pacifica, ma che comunque ha impedito lo svolgimento del secondo tempo. Bene, e adesso io vorrei qui accanto a me Greta Mariani, vieni Greta, che tocca a te. Quindi passami alla destra. Allora, Greta, passiamo al secondo brano che si intitola Vieni qui, io ti voglio vicino, Claudia, perché ecco qua. Come si intitola il secondo brano che ci presenti? Esaltanti sensazioni. Testo di Paolo Audino, musica di Gigli. È arrivata fino a Sanremo, poi si è fermata. Diamole un'altra spinta per l'anno, per quest'anno, e speriamo che vada oltre, d'accordo? Greta Mariani. Grazie. Sensazioni del nome.
grazie a te Greta Mariani, bel motivo, meritava davvero Sanremo, ma non tanto per il motivo quanto per la tua voce, per la tua avvenenza e per quanto vali come artista. Non disperare, c'è sempre la prova d'appello. Bene, io a questo punto, prima di premiare le vincitrici, vorrei rinnovare i ringraziamenti a tutti, dico tutti. E quando dico tutti mi riferisco a Antonio e Renato Caruzzi, proprietari di questo bellissimo locale che io ho sempre frequentato spesso e con piacere. Un caldo ringraziamento a Claudia Belmonte, che si è dimostrata bella e brava, è vero? Alla giuria, numerosa, folta e sicuramente competente, perché adesso vedremo l'esito e avranno vinto certamente le migliori. Però io farei un applauso caloroso, intenso, caldissimo alle escluse, perché purtroppo i concorsi comportano sempre le vincitrici e le escluse. Facciamo un applauso per le sette ragazze che questa sera non si classificheranno. Un ringraziamento al DJ, a voi soprattutto, facciamoci un applauso pubblico del chat. Credo di aver nominato l'organizzatore Claudio Marini? No. Dilla tu e io poi mi cospargerò di cenere il capo. Paolo Pelinga. Sei carinissima, francamente non mi ero dimenticato di me stesso. Da solo non mi sarei ringraziato, quindi hai fatto bene. Perché ci tenevo molto, sono ambizioso, presuntuoso, sapessi. È vero, vi do questa impressione? No. Avete ragione, tutt'altro. Però sono curioso di sapere chi ha vinto questa sera. E allora chiamiamo Claudio Marini, anche perché così equilibriamo tra il bel ragazzo e la persona adulta, 50%, diciamo. Insomma, fra me e te, sai chi è più bello? È lei, sicuramente lei. Allora, vediamo un po' cosa è scaturito da questa serata, ti lascio il microfono perché è giusto che sia tu a proclamare le vincitrici. Ti ringrazio, buonasera, un saluto affettuoso a tutti. Prima di annunciare le vincitrici, una passerella d'onore io la chiederei per una ragazza che aveva già vinto a marzo, quando abbiamo fatto la presentazione del concorso, aveva vinto quindi la prima selezione. Questa sera ci ha voluto far compagnia lo stesso per ammirare questo meraviglioso locale, quindi va ringraziata doppiamente Verdiana Ciuffardi. Arriverà? Bene, un ringraziamento per Verdiana, una passerella per lei. Ma allora lì fuori concorso non ci hai detto niente, avevo notato che avevi tutti i numeri e i requisiti, quindi è giusto che tu abbia già vinto una selezione e accedi direttamente alla finale. Complimenti. Grazie di nuovo e ci vediamo prossimamente. Noi abbiamo parlato di tre posti che avevamo questa sera e al terzo posto si è verificato un ex aequo, perché la giuria, io dico, è stata generosa, forse magari le ragazze questa sera, mi permetto di dire, hanno dato il meglio, quindi sono impegnate moltissimo, sono scaturiti dei punteggi alti, è scaturito anche un ex aequo al terzo posto. Pertanto io innanzitutto inviterei le persone che debbono premiare queste tre ragazze terze classificate ex aequo e chiamerei Stefania, Angeli Santi e Paola Pro. Mi pare che manchino soltanto le premiate, visto che ci sono le premiatrici. Allora le chiamiamo tutte e due insieme, Claudia, tu che dici? Mi dai un... Ecco, adesso comincio ad avere qualche problema, se mi aiuti che non vedo bene nulla. E sono Sara Cioffi e Katia Camporesi.
siete arrivati. Complimenti a tutte e due per questo terzo posto ex aequo e vi vale l'ammissione alla finale regionale. Vi chiedo di rimanere qui. Così che si possano immortalare queste immagini. Ecco, a questo punto credo che ci dovrebbe raggiungere Maria Manno. Brava. La cantante Maria Manno. E premierà appunto la seconda classificata, che è Sa Claudia. Dell'Alfa Model Agency, che rappresenterà il nostro concorso qui a Roma con la fascia. E chiamerei inoltre per consegnare il premio il funzionario del Ministero dei Lavori Pubblici Giovanni Della Rovere. Ha vinto una ragazza, ha un nome e un cognome, proviene dalla regione Lazio, come del resto tutte. Poi possiamo aggiungere, non so, che ha... Mora, bionda. Ma ha dei capelli, ancora, per il momento. Mora, è alta, bassa. Beh, ha una certa altezza. Poi possiamo dire che ha occhi due. Due, poi... Occhi neri. Adesso sinceramente non me lo ricordo. Due, tre, via, diciamolo, Claudia. Francesca Anastasi. Che memoria! Dico, ma ci fosse un bacetto per il presentatore, neanche a pagarlo. Per le altre foto si mi dice sì, io... Alberto, una cosa infatti ci dimenticavamo. Dobbiamo dire una cosa molto importante anche per i parenti, per gli amici, per tutte le persone che questa sera, per il mio amico Antonio Caruzzi, il proprietario del SAC, mio amico d'infanzia, eravamo 30 anni fa dei Playboy a Piazza del Popolo. Volevo dire che domenica sera, passate parola, alle 20:30 nel salotto di Calciolandia, la mia trasmissione, no, condotta in questo caso in maniera straordinaria da Vito Fornari, dove vengono attori, attrici, personaggi, alle 20:30 su GBR, GBR2, Europa TV, Rete Azzurra, Telepontina, sono 5 televisioni in connessione, dalle 20:30 alle 22 inviteremo le ragazze che hanno vinto a venire in televisione con il grande Claudio Marini. Chi ne ha la possibilità di vedere una parte di questa serata, parleremo del sacco, delle ragazze che ci hanno fatto vedere, perché è giusto che bisogna vedere, curerò il concorso della città di Roma io personalmente, quindi le facciamo vedere, le portiamo in agenzia all'automobile, le facciamo lavorare subito, facciamo le foto se non ce l'hanno bene, insomma devono fare strada, perché è un concorso importante, Claudio Marini ci tiene molto, e cominciamo subito da una televisione che ha
la domenica, immaginate, dalle 800.000 a 1.200.000 di persone la seguono in tutto il centro Italia, arriva da Ischia fino a Grosseto, sono 5 televisioni in connessione, quindi passate parola, i canali li conoscete, il canale 11 per GBR2, il canale 31 per GBR, 70 Europa TV, poi addirittura Rete Azzurra da Circeo, Gaeta, Formia, tutta quella zona lì arriva fino a Ischia e Campi, Telepontina è la televisione proprio di Anzio, Levigno, Fomezia, Toro Gaianica, tutta quella zona di Telepontina. Quindi potrete ammirare domenica sera. Grazie a Claudio Marino, complimenti e un grosso in bocca al lupo per questo concorso, perché credo che Claudio Marino sia uno dei più bravi per quanto riguarda le Frosinate, il Basso Lazio, ma sta espandendosi. Sono convinto che la volontà di Claudio Marino porterà a questo concorso nel breve tempo, adesso uno dei concorsi più affermati in Italia. Complimenti, grazie ancora Claudio. Un applauso a Claudio e al mio amico Pelinga. Non invecchia mai, sono 100 anni che fa concorsi, sempre lo stesso. Un po' di più di 100, vogliamo essere... Anche Paolo in studio domenica. Allora, io ringrazio tutti, le ragazze si possono accomodare sopra.